Era una cosa prevedibile questa. Beh, tenendo conto del numero di persone che in questi anni è andata in grande numero di centri stranieri a prendere quello che qui non riusciva ad avere, è inevitabile che appena si sono resi conto che in Italia non era più proibito, hanno cercato di evitare di doversi vendere la casa, perché andare all'estero questo significa. Adesso però in Italia i centri sono pronti ad accogliere tutte queste Ecco, richieste? questo un piccolo problema c'è, perché la legge dovrebbe essere già sufficiente, quello che è rimasto dalla legge 40, le regole europee, non ci dovrebbero essere grandi problemi. Ci sono dei problemi di ordine pratico, ricostruire le banche del seme per gli spermatozoi non si possono utilizzare freschi, il problema del segreto che non è chiarissimo. Mancano le motivazioni della Corte Costituzionale, per cui tenga conto di un fatto che c'è da parte di alcune persone, soprattutto del mondo cattolico, una forte sollecitazione perché il Parlamento se ne occupi. Una cosa che fa paura a tutto il mondo laico, perché il Parlamento si è sempre dimostrato assai poco sensibile, diciamo, alla morale di senso comune, ha sempre preparato norme su questi temi. Norme che tenevano conto soprattutto della posizione etica del Vaticano e del mondo cattolico, se ci pensa, è una grossa ingiustizia. Bisognerebbe evitare che queste cose si ripetessero. C'è il rischio che arrivino altri blocchi, insomma, altri ostacoli. Ma ci sono degli escamotage con i quali lei può renderla particolarmente difficile. Per esempio, il problema del segreto. Costringere i donatori a uscire allo scoperto a un certo momento della vita del bambino che è nato, che è una cosa che a molti donatori e molte donatrici fa paura e che probabilmente farebbe il vuoto, per cui sarebbe una finta apertura, la gente dovrebbe continuare ad andare all'estero. Stabilire l'assenza del segreto è un'imposizione statale, no? Per cui non è più la coppia che decide quando è il momento. Tenendo conto del fatto che conosce il bambino, la sua sensibilità, sa quando è preparato a ricevere questa informazione. Questo sarebbe un grosso errore, ma è quello per il quale lavorano molti centri. Lo stesso Comitato Nazionale per la Bioetica ha preparato alcuni anni fa, mi pare nel 2011, un documento in favore dell'abolizione del segreto, prevedendo un evento come quello che occorre in Italia adesso. C'è soltanto il mio codicillo di dissenso che. Insomma, su una quarantina di persone che lavorano nel comitato non è granché. Quindi l'eterologa non è ancora al sicuro, secondo lei? Sono sempre più stupito dal fatto che questa parola vincente, eterologa vuol dire tra specie diverse. Se lei mi vede affannarmi dietro a un ornitorinca, sto cercando di fare una cosa eterologa. Queste sono donazioni di gameti o uso di gameti estranei alla coppia, dai. Ecco, è al sicuro oppure no? Se è parzialmente al sicuro, bisogna essere molto vigili.